Eccomi qua, questa sarà la seconda parte del video dei prodotti terminati. Se non avete visto la prima, probabilmente la caricherò su YouTube e questa seconda parte invece probabilmente la starete vedendo su Instagram. Quindi fate un change e andatevi a vedere l'altra parte su YouTube. Allora, proseguiamo. Devo per questo prodotto ringraziare Ornella Ornitorella. Tante di voi la conoscono, io è praticamente una delle ragazze che seguo da tantissimo. Aveva consigliato diversi mesi fa, se non forse l'anno scorso, non mi ricordo, sì, l'anno scorso. Questo alisado brasileño, che altro non è che il prodottino per fare la stiratura a casa, la stiratura brasiliana, senza formaldeide, con la cheratina. E io l'ho comprato come lei su Amazon. All'interno c'era lo shampoo con il balsamo e da qualche parte adesso uscirà fuori anche questa confezione qui, dove c'era proprio il prodotto con il pettinino e tutte le istruzioni. Mi sono trovata divinamente. Questa confezione qui, che non mi ricordo quanto prodotto contiene, vabbè, non mi ricordo, l'ho usata 2 volte. Io la uso praticamente, l'ho usata solo in estate, ossia quando l'ho acquistata era praticamente giugno, maggio-giugno, e mi ero trovata già benissimo. La durata è all'incirca di 3 mesi. Quest'estate l'ho rifatta ad agosto. Prima di andare in vacanza, quindi la prima settimana di agosto, e mi sono trovata, oddio, benissimo. L'ho voluta fare in estate. Ricordo che si può fare solo su capelli naturali. Vi lascio nella box descrizione, o comunque da qualche parte dove è possibile. Non so se su Instagram si possa fare. Comunque vi rimando al video di Ornella. Perché lei spiega e fa vedere anche proprio tutta l'applicazione. È un po' brigoso, nel senso un po' lungo il procedimento, però i risultati si vedono benissimo dalla prima applicazione. Il mio problema qual è? Allora, io ho tendenzialmente il capello liscio, un po' mosso sotto, però lo volevo fare prima di andare al mare perché io in estate, soprattutto quando vado fuori in vacanza, ho difficoltà ad asciugarmi i capelli. Non mi porto il mio fono professionale grande, bello potente, che li alliscia senza proprio fare piastro o altro. E quindi mi serviva qualcosina che me li facesse asciugare anche molto velocemente, ma restassero lisci. Beh, ha funzionato. Io quest'estate mi asciugavo i capelli in 5-10 minuti con un fono piccolo, anche, sapete, i foni, quelli che si trovano in albergo, ecco quelli lì. E mi permetteva di avere il capello subito liscio. E quindi il mio ragazzo non mi doveva nemmeno stare ad aspettare 3 ore per eventuali piastre. Io la piastra non la tocco da un paio d'anni. Quindi questo prodotto è straconsigliato, lo ricomprerò sicuramente. Adesso il capello sta tornando alla normalità, nel senso che quando li asciugo, se non li tratto nella maniera giusta, iniziano a uscire tutti i capellini, diventano un pochino crespi e quindi in teoria la dovrei rifare, soprattutto per il periodo invernale, perché qui c'è un sacco di umidità, quindi i capelli si gonfiano, però non penso che lo farò, lascerò perdere, perché a me interessa soprattutto in estate, quando vado in vacanza, detto con franchezza. E poi costa proprio pochissimo, quindi si può fare tranquillamente a casa, magari fatevi aiutare, ecco. Poi, finita l'acqua micellare di Mina, ahimè, non la faranno più, quindi
quindi sono passata ad una nuova acqua micellare, altrimenti io dal 2016 compravo praticamente solo l'acqua micellare di Mina, molto delicata, fantastica, io mi trovo benissimo anche per struccare gli occhi, ovviamente su prodotti estremamente waterproof oppure l'unione di più prodotti waterproof mi dava problemi, quindi andavo direttamente con il bifasico, quello di Mina. Poi, altra maschera di puro bio, nell'altro video vi ho già fatto vedere un'altra maschera in crema di puro bio e questa è Brenda a base di acido ialuronico e mandorle. Molto buona, un pochino meno l'odore, ma perché a me non piace proprio l'odore della mandorla, però molto gradevole e devo dire l'odore di mandorla più buono e il più per me sopportabile rispetto a tanti altri prodotti che sanno di mandorla e che generalmente è schifo. Poi uno degli shampoo più amati, probabilmente consigliati tanti anni fa, quando ero molto più costante con YouTube, è lo shampoo ultradolce Garnier al tè verde e alle 5 piante. Fantastico, questo mi ricordo quando facevo i video con Serenina, lo nominavamo sempre perché mi piaceva molto, molto leggero. Questo l'ho usato praticamente tutta l'estate, l'ho finito adesso, perché anche il boccione quello grande, il maxi formato da 400 ml, cioè vedete è più grande della mia faccia, mi trovavo benissimo perché in estate non li andavo ad arricchire troppo, perché poi magari facevo una maschera o applicavo il balsamo e non mi gonfiavo i capelli, ma in generale l'odore e anche proprio il feeling che avevo con questo shampoo mi piaceva tantissimo. Poi un altro prodottino che io ho amato alla follia e che ho riacquistato, questa è la seconda confezione, è il Black Cleansing Butter di Natura Siberica. Questo è un balm al carbone. Aspettate che non mi ricordo, perché non lo uso né da tantissimo. Burro nero, detergente. Ma non mi ricordo che cosa c'è all'interno. Comunque è uno struccante specifico per pelle secca, è nero, non c'è più l'odore, ahimè. Fantastico per struccarsi. Io questo lo compravo da Esselunga e lo compro generalmente da Esselunga. Costicchia un po', però dura tanto ed è fantastico per sciogliere il trucco degli occhi, del viso, delle labbra. Lascia un velo leggero, leggero di patina se magari non chiudete bene gli occhi, ma se fate attenzione non vi dà alcun problema. Comunque non pizzica, cioè è specifico anche per struccare gli occhi. Poi questo, vabbè, è il panno konjac di puro bio che vi ho recensito nell'altro video. Poi un altro prodottino, questo è stato un regalo di un'amica che non mi ricordo dove è andata, ad Amsterdam, ecco, e Clarissa, a cui mando un bacio, mi ha regalato di The Body Shop lo scrub alle rose, British Rose Exfoliant Gel Body Scrub, questo prodottino qui di The Body Shop, odore fantastico. Ah, non c'è più, non ce n'è più. Lavato tra l'altro, allora è proprio un gel detergente con dei granuli marroncini. Il gel è leggermente rosa marrone. È un esfoliante proprio corpo. Si usa tranquillamente per detergere. Io lo per detergere e scrubbare, molto delicato. Io lo usavo soprattutto per le braccia, anche perché la quantità non mi dava la possibilità di usarlo anche sulle gambe, quindi lo facevo più che altro. L'ho fatto prima di quest'estate sulle braccia. Molto molto buono, solo che The Body Shop è un pochino introvabile adesso in Italia. Ci sono pochi negozi, secondo me. Poi uno dei miei deodoranti preferiti, scoperto l'anno scorso, il Dove Go Fresh Moisturizing Cream con pera e aloe vera,
buonissimo. Ce l'avevo, ce l'ho sia, cioè l'ho finito sia nella formulazione spray e l'ho quasi finito anche nella formulazione Deovapo. Buona, senza alcol, non mi ha mai dato problemi, l'odore è proprio buono. Quindi questo ve lo straconsiglio e lo ricomprerò sicuramente. Finiti questi Tea Tree Spot Patch di Apieu della linea Non Co. Ecco qui, questo è il brand. Un brand coreano, erano dei patch, dei piccoli adesivi che si attaccavano praticamente lì dove avevamo brufoletti, proprio per seccarli al tea tree oil. Io sinceramente non ho notato nulla, quindi non li ricomprerei. Questi li avevo comprati diversi anni fa, non li ho praticamente mai usati e li ho usati praticamente tutti quest'anno. Poi finita la Moisture Surge di Clinique, la versione Deluxe uscita in qualche cofanetto, e vabbè, è una crema viso comunque molto buona, molto leggera per una pelle estremamente secca, non va benissimo, quindi l'ho usata dopo aver finito l'altra crema in gel di Swatch Pure che trovate nell'altro video che mi è piaciuta tantissimo. E tra le due creme, questa è meno ricca, l'altra mi è piaciuta molto di più. E questa praticamente l'ho usata fino all'altro ieri, perché comunque c'è ancora una temperatura non caldissima, ma comunque non ho ancora la necessità di usare una crema molto idratante, anche se ne ho trovata una molto buona e per niente oleosa. Poi una maschera viso, penso introvabile perché me l'ha portata un'amica da Cipro. Ciao Ro! Allora è una maschera all'olio d'oliva di questo brand, questo qui, EDG Institute. Era una maschera in tessuto iper imbevuta di siero. Era una di quelle maschere con quei sieri lattiginosi e molto ricchi. Fantastica, molto idratante. Se la trovate di questo brand, prendetela. Poi bocciatissima questa modeling mask Moran di Lindsay. Ecco qui, questa era la versione idratante, non mi è piaciuta, non l'ho capita. Queste modeling mask sono delle maschere che si presentano nella geretta di plastica, sotto forma di polvere, tipo alginato, che poi si miscelano con un po' di acqua, si applicano, diventano leggermente dello stesso tessuto delle reggimaschere in silicone, per esempio di, non lo so, Skin Food. Comunque sembra tipo patch, un patch in silicone che poi si rimuove tipo peel off. A me non è piaciuta per niente, non mi ha proprio dato nessun risultato, quindi soldi sprecati. Poi la mia maschera per capelli preferita, sono distrutta, non so se ve l'ho recensita, probabilmente sì, tanti anni fa, ero ancora all'altra casa, è della linea Insight Professional, della linea Damaged Hair, la linea viola. A parte l'odore, ma io di questo brand vi ho parlato già non so quante volte, è inutile che vi sto a dire sempre la stessa cosa. È l'unica maschera leggera. Madò, che odore! No, sono distrutta perché è introvabile adesso questo brand anche a Foggia, dove io generalmente la compravo e mi rifornivo. Praticamente è una crema super lisciante, vi va a districare immediatamente i capelli e non li appesantisce, cioè anche se la partite nel metterla sul cuoio capelluto, cosa che in teoria con le maschere non si dovrebbe fare, non succede nulla. È top, veramente la migliore maschera finora mai provata.
buona. Non so come l'ho detto, in che italiano, però vabbè. Ecco qui, questa era la maschera di Cipro della IDC Institute. Non avevo visto che avevo conservato il cartoncino. Poi l'ennesimo cerottino di The Face Shop della linea Jeju. Anche questo ve l'ho già citato in diversi video e anche nel video che trovate su YouTube. Ennesimo longwear della linea metallica, questo è il 514, quelli metallizzati. Vediamo se riesco a prenderne un po'. No, lo metto un po' qua. Sì, vabbè, sono deficiente. Ecco qui. Vabbè, è un nude champagne per le labbra, che però io usavo solo come ombretto, velocissimo da applicare, non nascono come ombretti e non sono nemmeno testati oftalmologicamente, però io mi trovavo benissimo, non ho mai avuto problemi. In generale con i liquid lipstick si può fare un po' quello che si vuole, e avendo comunque il pigmento vegano senza i parabeni non ho mai avuto problemi. Poi finito il burro cacao di Alchemilla della al gusto passion fruit. Vabbè, questo burro cacao mi è piaciuto tantissimo. Ho già quello nuovo alla banana. Mi piacciono tantissimo i burro cacao di Alchemilla. Poi finito il correttore di Nabla della prima versione. Questo ogni volta mi dimenticavo di recensirvelo. Adesso ho fatto un po' di pulizie. Questa è la tonalità 1.0, quella estremamente salmonata che Daniele consigliava proprio per correggere come color corrector, per correggere le occhiaie. L'ho finito, strausato, mi sono trovata divinamente, molto meglio come formulazione rispetto ai nuovi correttori di Nabla, ma tutt'altra formulazione, anche meno coprenti questi qui, però a me sinceramente piacevano comunque. Poi altro prodottino che devo sicuramente avervi recensito, è un altro cleansing cream di, in questo caso, di The Face Shop della linea Rice Water Bright, quindi è la linea con il riso, ed era una crema, non so. Ecco, si vede quella parte lì. Era proprio una crema detergente. Guardate, la confezione è grandissima. Contiene 200 ml. Vi dura tantissimo. Va bene solo per il viso. Mi piaceva perché la pelle non me la seccava affatto. Sembrava un latte detergente ricco, molto più denso, ovviamente. E lo usavo soprattutto per struccare il viso. Sugli occhi no, perché bruciacchiava. Di questa stessa linea ho provato anche il cleansing oil che vi ho recensito invece probabilmente nell'ultimo video dei prodotti finiti che trovate sul canale YouTube e questo comunque mi è piaciuto. Non so se lo ricomprerò perché io poi questi li cambio spesso anche per provare brand nuovi. Poi finito, ahimè, in realtà si è asciugato il Séchévite, non lo so, il top coat proprio di Séchévite, il dry fast top coat, ha una nomea buonissima, nel senso che tutti lo elogiavano tanti anni fa. Io l'avevo trovato al Cosmoprof, probabilmente l'ho anche ricevuto gratis. E poi finito, questo è il terzo mascherino di neve che finisco, il Roma Brown, il gel per sopracciglia, il Brow Model di Neve Makeup, che mi piace tantissimo, è un gel fissante per sopracciglia colorato e mi fissa benissimo le sopracciglia, l'unica cosa si asciuga in fretta, quindi non ci fate tanti tanti mesi, ce ne fate al massimo
5, non di più, e poi all'ultimo dovete cercare di ravanare. E tra l'altro, anche facendo così, sembra che praticamente non prendiate proprio più nulla. Però ottimo, ottimo, ottimo. Adesso sto provando un nuovo prodotto di We Makeup che mi sta piacendo. Però il mascara per sopracciglia di neve lo ricomprerò senz'altro perché è un prodotto molto pratico. Generalmente quando sono off metto sempre questo perché oramai non mi riesco più a vedere senza la definizione, un minimo di definizione sulle sopracciglia. Bene, ragazze, il video è finito, spero di esservi stata utile. Non so se caricherò questo video su Instagram, magari dividendolo in due parti, penso proprio di sì. E quindi io vi rimando sicuramente a dare un'occhiata, una spulciatina al canale YouTube per vedere l'altra parte. E spero di esservi stata utile. Fatemi sapere tramite dei commenti se vi piace magari vedere metà video qui e metà video su YouTube. Lo so che non è comodissimo, però per una tipologia di video come questo, avendo accumulato tanti prodotti, secondo me risulta comodo fare un po' e un po'. Bene, ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!